Il problema dell'incremento dei tassi finanziari credo che sia ancora più rilevante rispetto a quello di caro carburante e cara energia, perché come sappiamo tutto il settore ricorre spesso al credito finanziario per quanto riguarda la propria attività, sia i distributori che le farmacie. Bisogna prestare massima attenzione a monitorare appunto con attenzione entrate e uscite dei propri bilanci. E cercare di contenere al minimo la dilazione che fino ad ora avveniva in qualche modo tollerata tra i diversi attori della filiera e che invece può rivelarsi un'arma fatale per l'attore che non la saprà gestire al meglio. Questo è un rischio molto forte, al quale bisogna prepararsi con attenzione, con i giusti strumenti anche di carattere finanziario e gestionale della propria attività. Fondamentale quindi prestare molto bene al flusso di liquidità che farmacia e distributore hanno e in questo senso anche, fatemelo dire una volta di più, trovare il partner giusto al quale rivolgersi per le forniture che sia affidabile e sicuro e tuteli entrambi gli anelli della filiera come può essere appunto la cooperativa di farmacisti. Al di là di quelle situazioni che portano con sé eredità dovute magari all'acquisto di una farmacia con una particolare esposizione finanziaria, oggi come oggi il flusso corretto di una farmacia con le ASL, che come sappiamo molto spesso non vanno oltre i 30-40 giorni di pagamento rispetto alla presentazione della DCRU e un cassetto che comunque viene alimentato quotidianamente, non credo che possa andare oltre quei giorni che dicevo. Certo, se si parte da dilazioni molto lunghe, bisogna progressivamente e senza traumi rientrare poi verso quell'obiettivo finale di 30 giorni, 45 giorni. E per fare questo c'è bisogno di condividere appunto con i propri fornitori un progressivo e graduale e non traumatico ritorno a quei valori appunto di 30-45 giorni. In questo senso gli strumenti ci sono. Sono strumenti finanziari forniti evidentemente per lo più da banche e finanziarie del nostro settore. Bisogna saperli sfruttare per fare in modo che poi ci sia anche una rata sostenibile che consenta alla farmacia di rientrare verso un sano equilibrio di carattere economico nei propri conti. Nel passato c'era un ritardo di pagamento abbastanza corposo che costringeva il farmacista a ricorrere a una dilazione e a contrattare con il proprio fornitore una dilazione di pagamento più o meno lunga. Oggi, a meno che il farmacista non abbia distolto risorse finanziarie dalla propria attività, non ce n'è più ragione. E questo è il motivo per cui io dico che se uno ha a cuore il benessere della propria azienda farmacia, deve progressivamente riportarla verso un equilibrio finanziario corretto, c'è poco da fare. Una volta messa in sicurezza la propria azienda farmacia, le uniche risorse che io vedo utilmente utilizzabili all'interno della farmacia sono quelle destinate agli investimenti per far sì che la farmacia sia adeguatamente competitiva in un mercato che si evolve. In questo senso, investire in strumenti tecnologici, anche in strumenti di comunicazione efficaci come oggi possono essere appunto i social e altri tipi e forme di comunicazione, e perché no, anche e soprattutto i nuovi servizi che sono, come sappiamo, la nuova frontiera della farmacia territoriale, credo che sia una cosa ragionevole e sensata che il titolare di farmacia, in quanto gestore della propria azienda, possa fare. Le cose diverse da queste io le vedo. Le sconsiglierei onestamente perché ritengo che servano soltanto a depauperare l'azienda farmaceutica che invece ha bisogno di essere sana ed in equilibrio finanziario, come abbiamo detto. Come le farmacie territoriali si stanno spostando sempre di più dalla competizione singola, diciamo, one to one, farmacia contro farmacia, farmacia versus altra farmacia, si sta spostando sempre più verso gruppi di farmacie e verso altri gruppi di farmacie. Anche qui credo che l'online debba essere utilizzato come strumento di gruppo di farmacie, perché l'investimento che faccio io come singola farmacia non credo riesca a produrre il risultato sperato, posto che ci sono dei costi importanti da sostenere. Viceversa, se questa cosa viene condivisa con un gruppo di altre farmacie, con un'aggregazione, con una rete
di altri colleghi e serve a migliorare la mia visibilità anche sull'online, nell'e-commerce, credo che sia una cosa che vada fatta sicuramente proprio per confrontarsi con i grandi gruppi che abbiamo visto già stanno investendo in questo settore e con il quale bisognerà in qualche modo competere.